Poi la sponda provata da Ginestra, l'anticipo regolare di Montervino. Bogliacino cerca l'esterno, poi guarda la partenza da dietro di Amodio, c'è l'uscita di Chiodini e Kamikaze, porta vuota, Sosa ancora, la porta è vuota, ci prova Sosa, il pallonetto, il pareggio di Sosa con il numero 10 per l'ultima volta a San Paolo, sembra un segno del destino, 1-1. Direi che è un gol alla Maradona, perché con le spalle girate la porta è riuscito in mezza girata a trovare la porta. Bravissimo Sosa. E adesso mostra il numero 10 al pubblico napoletano, al San Paolo. È come se ci fosse anche lui qui, Diego Armando Maradona, per una maglia che verrà ritirata, che oggi veniva vestita per l'ultima volta al San Paolo da un argentino. Da Sosa, lui ha firmato il gol del pareggio con un pallonetto meraviglioso. 1-1, partita riaperta, l'uscita spericolata del portiere Chiodini, che rivediamo su Amodio, uscita non perfetta, un po' scomposta, e Sosa ha anticipato anche il suo compagno Calaiò e con il destro pallonetto morbido. 1-1, l'ultima del numero 10 al San Paolo, ma forse non l'ultima emozione di questa partita. Eh sì, bravissimo ancora, lo devo ripetere, bravo Sosa che ha trovato la porta con le spalle, nonostante avesse le spalle girate. C'è stato, come hai detto giustamente tu, l'uscita un po' avventata di Chiodini, però non poteva far diversamente perché è uscito fuori dall'area, non poteva prendere chiaramente la palla con le mani, l'ha cercata di piede, non l'ha trovata e la palla è arrivata a Sosa e non ci ha pensato due volte a metterla in porta. Adesso attenzione, l'arbitro va da Sosa e lo ammonisce. Ammonito Sosa, che sta piangendo, Sosa in lacrime, il Pampa Sosa in lacrime a San Paolo. Questa immagine commovente con l'argentino Sosa che piange dopo aver segnato l'ultimo gol della maglia numero 10 a Napoli, almeno per adesso. Speriamo che ne faccia un altro, che non sia l'unico. Però non potrà indossarla più lui domenica a Lanciano.